costritas! Sofì, non mi sembra il caso di essere così allegre dopo quello che ci è successo. Estrellitas, voi avete visto che cosa ci è successo? Siamo state rapinate da un ladro che mi ha scippato la borsa. Non me lo ricordavo. La scippata è scippata, vuol dire che gli ha rubato la borsa. Sì, non te lo ricordavi perché stamattina noi adesso dobbiamo telefonare in banca, telefonare alla polizia e fare tutto quello che c'è da fare, perché ieri sera era tardi, eravamo stanche morte e non è stato possibile farlo, soprattutto perché la banca era chiusa, Sofì. Quindi noi adesso dobbiamo vedere veramente che cosa succede adesso con la carta di credito che ci ha rubato, che era dentro la borsa, i soldi, le chiavi della macchina e tutto quanto. Comunque guardate questo spezzone di video per capire che cosa ci è successo. Con quel ladro, perché ci ha rubato tutti i soldi, cioè la carta di credito, che dentro la carta di credito ci sono tutti i soldi, che i soldi ce li ha la banca, la i banca, nostri soldi, sì, nostri. i nostri, che tutti i nostri soldi ce li ha la banca, e quindi se il ladro usa la nostra carta di credito prende i nostri soldi e ce li ruba tutti. Sì, infatti ora il papi sta cercando di chiamare la banca per bloccarla. Sì, dobbiamo bloccare la carta di credito per impedire al ladro di prenderci i soldi. Ma prima, tanto il papi sta telefonando, ci presentiamo per chi non ci conosce e salutiamo chi è già una strellita, perché noi siamo le lune e voi siete strellita. Che vuol dire? Stellina in spagnolo. Oh, la strellita! Io sono Sofì e lei è Moni. Insieme siamo Las Lunas! Ma ora andiamo subito a vedere che cosa combina papi. Siete in attesa di essere collegati. Sono in attesa. Ti prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Non mi danno mai la... Pronto! Sì! Sì, buongiorno! Buongiorno! Sì, sono Papi Andy! Sì! Vi chiamavo perché ho urgenza di bloccare la carta di credito! Come perché? Perché hanno scippato mia moglie! Sì, certo! Sì, mia moglie sta bene! Vorrei bloccare la carta, per favore! Possiamo... Come mi passa? Mi passa l'ufficio competente? Ok, la... Mi ha messa in attesa un'altra volta. Ma quanto ci mettono? Non lo so. Sì! Sì, ufficio furti? Come ufficio smarrimento? Ma no, io ho bisogno di chiamare con l'ufficio... Non l'abbiamo persa la carta! Ce l'hanno rubata! Con l'ufficio furti! Mi mette in attesa... Mi ha messo in attesa. Mi è arrivato un SMS. Sofì, papi, ma qui c'è una spesa con la nostra carta di credito. 800 euro. Guarda, hanno comprato la PlayStation. La PlayStation, Sofì. Quella che non volevo io. La 5. Stanno già iniziando a usare la nostra carta di credito. Mi stanno arrivando tutte le notifiche sul cellulare. Sbrigati con sta banca! Sono in attesa! Fammi passare sta signora che deve... Senti, fammi fare, va! Pronto? Siamo in attesa, parlaci tu! Con chi parlo se siamo in attesa? Oh no! Un'altra notifica! Serio? Guarda! Cosa? 500 euro di hotel alle terme! Ma no! Ma quello volevo andarci io!
ti dico che voglio andare alle terme! Ci stanno rubando tutto! Ci stanno rubando i soldi, Stritas! Dobbiamo assolutamente bloccare la carta! Ti vuoi sbrigare o no? Ma non è mica colpa mia! Dai, dai, scusa. dai! Pronto! Sono in linea? Sono in linea! Sì! Sì, mi hanno rubato la carta! L'ha rubata mia moglie! Mia moglie che si... Il ladro! Sì! Sì, esatto! Esatto! Come facciamo per bloccarla? Perché qui ci stanno... Scusi, mio marito ci impiega 3 anni ed è 3 ore che siamo al telefono. Sì, ma scusa, stavo parlando io. Dobbiamo bloccare la carta di credito, ok? Va bene. Ok, ci richiamate voi? Ok. A dopo. Come richiamo? Ancora! Cioè, tutto sto casino, si può dire casino? E mi dispiace di dire questa parola, però... Confusione! No, un altro sms! Dov'è il tuo cellulare? Ma mamma! No! 600 euro da Prada? Ma che cosa si sono comprati questi? Si saranno preso qualche vestito di lusso! Sì, ma questa è colpa tua, sei tu che ti sei fatta rubare la borsa, eh? Io? Tu c'eri, eh? Allora, innanzitutto tu papi non c'eri, ok? E quindi è colpa mia, e quindi no, ci hanno attaccato di sera, perché eravamo in difesa, due donne, una donna e una bambina che camminavano, era un po' buio e quello lì ci ha attaccato e tu non c'eri. Sì, ma io ero a giocare a tennis, scusa. E vabbè, allora, non mi interessa, comunque sia, adesso questo è un problema. Oh no! Un altro? No! Che? Altri 750 euro. Ma dove? Dove? Centro commerciale, spese varie. Vabbè, queste ha fatto bene, avranno avuto fame. Ma che avranno avuto fame? No, è strigita, qui la situazione è gravissima, gravissima. Allora, che papi, allora è che pensi che hanno fame? Allora, non si dice che cervello hai a tuo padre. Vieni qui, signorina, queste cose non ma, si dicono. Ma se ora lo pensa, ora non dobbiamo sgridarmi, allora, dobbiamo pensare altre cose. Esatto, allora, Estrellitas, innanzitutto voi in queste situazioni tragiche, perché io non lo so come mai nei video in Las Lunas devono sempre succedere i guai, le tragedie. Allora, noi siamo disperati, ci stanno rubando i soldi. Avete sentito che un'altra notifica? Ma quanto c'è? Hanno prelevato i soldi allo sportello, 1000 euro. No! No, la banca adesso, cioè, se non ci richiamano subito qua ci stanno spendendo tutti i soldi. Abbiamo bisogno di voi, Estrellitas, della vostra... Ma richiamano? Forza! Speriamo. Iscrivetevi, cliccate la campanella, dell'indlone, spolliciate per darci la forza. Sì, abbiamo bisogno di voi, qui ci stanno rubando i soldi, il ladro, quello lì. E poi, ma senti, ma dobbiamo anche chiamare la polizia però. Sì, ma prima bisogna bloccare la carta. Sì, la cosa più importante è la carta, perché la polizia andrà a acchiappare il ladro. Ok, io direi qui ci vuole un piano d'azione. Mentre il papi continua con la telefonata, Sofì, tu ci devi aiutare, mi raccomando. Io mi occupo di andare a chiamare i carabinieri, la polizia, perché dobbiamo fare tutte le cose. Io prendo il computer e controllo bene tutte le spese, perché non vorrei che ce ne siano altre. E io vado a chiamare i carabinieri allora, ok? Ok, allora adesso sono dentro, metto la password, ok. Oh no, guarda papi, ci sono tutte le spese che hai ricevuto la mamma che hanno fatto. Sì, aspetta, ma queste sono le spese più alte. Qui c'è un'altra pagina con tutte le spese minori. Guarda quante. No. No, ma cosa hanno speso? 10, 15, 12, ci sono un sacco d'altre. Monica, sbrigati a chiamare i carabinieri. Ok, Estrellita, sono qui nella cameretta di Sofì mentre lei è di là con papi Andy per aspettare la telefonata della banca. Allora devo subito chiamare la polizia, farò il numero dei carabinieri. Pronto? Sì, carabinieri, buongiorno. Vorrei sporgere denuncia. Sì? Ah, certo, le do subito le mie generalità. Nome? Moni.
Cognome? Las Lunas. Sì. Allora, le stavo spiegando che vorrei sporgere denuncia perché un ladro di sera mi ha strappato la borsa di dosso. C'era anche mia figlia Sophie. Ci siamo molto spaventate. Sì, mi calmo. Mi sto calmando, scusi, sono un po' agitata. Ma appunto il problema è che stiamo chiamando la banca perché, avendoci rubato la borsa, dentro tra tutte le cose importanti che ho, soprattutto c'è dentro la carta di credito con i soldi. Lei capisce che ci sta usando tutti i nostri soldi, sta facendo gli acquisti. Ok, va bene, la ringrazio. Quindi per fare denuncia dobbiamo venire fisicamente alla caserma dei carabinieri? Ok, va bene, allora arriviamo subito, la ringrazio, grazie, arrivederci, a tra poco. Ma sì, dai papi, intanto costano poco, 10, 15, 12. Sì Sofì, però tante spese piccole sono anche di più di una spesa grande, guarda quante sono. È vero, ma cos'è questo tasto? No, aspetta! Queste sono le spese più grandi! Che non sono neanche arrivate al cellulare della mamma! No, guarda questa! Un anticipo per comprare una macchina! Ma come? Quindi si sta comprando una macchina? No! Moni, sbrigati a chiamare i carabinieri! Cavoli! E questa, Sofì? Guarda! Eccomi, eccomi! Sì! Vi devo aiutare! Sono riuscita a parlare al telefono con la polizia e mi hanno detto che hanno preso in carico la nostra questione, il nostro furto. Hanno bloccato? Ma che è bloccato? È la banca che deve bloccare! Ti hanno richiamato? No, non ancora! Siamo ancora in attesa. Comunque vi dico quello che mi hanno detto. Praticamente mi hanno detto che bisogna andare fisicamente in caserma. Fino là? Sì, nella caserma dei carabinieri. E quindi il problema è che se ci andiamo io e te a fare denuncia, Sofì rimane a casa da sola. No, vabbè, vado io, anche fuori fa freddo, voi state qua, vado io a fare la denuncia. Ma il problema, guarda, Moni, guarda cosa abbiamo scoperto. Questa, ci sono delle spese ancora più grandi, guarda, qui hanno dato 3.000 euro per l'anticipo su una macchina. Ah! Una macchina stanno comprando. 3.000 euro? Sì, è finita. Qui hanno dato l'anticipo per il mutuo. Cosa c'entra il mutuo? Ma non il mutuo! Il mutuo! Stanno comprando una casa! Sì, il mutuo sono del mutuo! Sono non il mutuo! Sono delle rate! Il problema è che qui stiamo andando in rosso! La cosa più brutta è che se non ci sbrighiamo a bloccare la nostra carta di credito, ecco, ci ruberanno tutti i soldi! Non c'è tempo da perdere! Io scappo, vado dai carabinieri, voi state qua! Vai, vai! Grazie, grazie papi! Mi raccomando! Vai, vai! Ciao! Ciao, io vado! Ciao papi! Ok, il papi è andato! Sì mamma, però io ho paura che magari viene il ladro! Ma no amore, non avere paura del ladro, il ladro è intento a spendere tutti i nostri soldi, quindi qui non viene. Anzi, è vero. Sai che ti dico? Fammi vedere le cose che stavi vedendo, sì, col sì. Papi. Sofì, che hai fatto? Hai chiuso tutto! Per sbaglio! Dov'è la schermata della banca? Non lo so, magari... aspetta qui, no, questo è un'altra cosa. Fammi vedere, faccio io. Sofì, non riesco più a aprire niente. No, questa è un'altra cosa? No. Allora, quello che hai visto col papi e ci stanno spendendo ancora i soldi, Estritas. Adesso noi dobbiamo aspettare questa benedetta telefonata della banca. Banca! Ma guarda banca, che chiamano! Banca! Banca! Ecco! Pronto? Sì, sono io! Sono Moni della Slunas, la moglie del papi, papi Andy, sì. Vi ha chiamato mio marito prima.
Ok? Sì? Sì, ha fatto richiesta per bloccare la carta di credito, esattamente quello che stiamo aspettando da 3 ore. Ah, davvero? Siete riusciti a bloccare la carta? Perfetto! Era quello che stavamo aspettando. Guardi, la ringrazio tantissimo. Adesso quando torna mio marito glielo dico subito. Grazie mille! Grazie, grazie. Ci sentiamo poi, allora. Non so se avremo bisogno di fare altre pratiche. Ok, grazie. Arrivederci. Oh, per fortuna siamo salvi, salvi. E invece cosa ti hanno detto i carabinieri? Niente, i carabinieri, ho fatto la denuncia, mi hanno detto che se prenderanno il ladro cercheranno di recuperare la borsettina, i trucchi. No, più che altro va bene i trucchi, però ho dentro le chiavi di casa, le chiavi della macchina, sì, certo, la mia carta d'identità, poi la carta d'identità. Sì, ho già il traghetto. Sì, sì. Comunque devono prendere questo ladro brutto cattivo. Adesso Fabio, devi farci vedere sul... dobbiamo controllare sul computer tutte le spese, perché adesso è bloccato e si vedrà tutto bloccato. Prendi il computer, Sofì. Avete combinato qua? Per sbaglio ho cliccato e ho chiuso. Allora. Sì, e poi io non sono più riuscita a aprire l'applicazione della banca. Va bene, ok, allora adesso qui... Perché la banca ha detto che è tutto bloccato, eh? Ok, riaperto. Che strano. Cosa? Guardate qui. Non si vede niente. Dove? È tutto vuoto. Appunto, è quello il problema, che non si vede clicca, niente. Clicca, fai apparire un po' il nostro conto. Non appare più niente, come mai? Allora, qua ci dovrebbero essere le spese, qua ci dovrebbero essere le entrate e poi... Ah, ecco qua, è uscito, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, il totale dei nostri soldi è... zero! Come zero? Zero? Non è possibile! Aveva bloccato la banca! Sì, però si era spento il computer, magari... Mentre la banca bloccava i soldi, la carta, il ladro ha preso i soldi e quindi il nostro conto adesso è vuoto? Che sì. Vuol dire questo? Che abbiamo 0 soldi? Sì. Quindi siamo diventati poveri!